Roma ci offre la possibilità di raccontare attraverso i servizi del nostro TG splendide iniziative legate alla cultura, allo spettacolo, al cinema e alla solidarietà. Una macchina speciale con un motore sempre acceso che non si ferma mai. E così, dopo aver spento, per modo di dire, i riflettori dal Teatro 10 di Cinecittà per la seconda edizione del Sorridendo Festival, mettendo a confronto il tema della diversità a 360 gradi, li riaccendiamo questa volta da un altro bellissimo teatro, quello che ha formato tanti grandi artisti nel campo dello spettacolo, ovvero il Teatro Brancaccio di Roma, per raccontare, grazie al contributo di persone straordinarie, un'altra splendida serata di solidarietà. E già, proprio il Teatro Brancaccio ha fatto da cornice anche quest'anno alla seconda edizione del Galà dell'Arte per la Ricerca, un evento dedicato alla raccolta fondi per la ricerca delle patologie oncologiche infantili. Dietro tutto ciò si nasconde il cuore di un'altra associazione, ed è proprio l'associazione Fabrizio Procaccini Onlus, che nacque nel 2009 per volontà di Luigia Vannini Procaccini ed è sostenuta da un gruppo di medici che da anni promuove progetti di ricerca mirati su alcune gravi neoplasie pediatriche. Lo spettacolo anche quest'anno ha visto la partecipazione di numerose celebrità del mondo dello spettacolo, del giornalismo, che attraverso il loro sostegno hanno dimostrato sensibilità per il sociale, mettendo a disposizione il loro talento. Al timone di questa seconda edizione, in qualità di conduttore, anche quest'anno il bravo giornalista Michele Cucuzza, il quale ha ribadito l'importanza di sostenere sempre la ricerca per sconfiggere alcune gravi malattie. Certamente è importante ed è bello che ci sia tanta gente, tanti personaggi dello spettacolo di successo, giovani e meno giovani. La ricerca è fondamentale anche in momenti di crisi, di difficoltà come questo. Senza ricerca non c'è innovazione e senza innovazione non ci sono neanche cure nuove, non ci sono neanche attenzioni importanti che si potrebbero avere e che si devono avere per le persone che soffrono. Quindi questa serata di solidarietà, secondo me, ha un suo valore e si sta costruendo un suo spazio importante. Sostenere la ricerca resta l'obiettivo fondamentale. Sì, certo, in questo caso al Policlinico di Roma, ma vale per tutti. È un esempio, direi, molto riuscito e molto importante di quello che dovrebbe essere un po' il senso di non solo, come dire, dell'attenzione pubblica, ma anche nostra. Ripeto, è un momento un po' particolare per tutti, però malgrado questo dobbiamo ricordarci che senza ricerca non si può andare avanti nelle cure serie e nell'innovazione. A firmare la regia di questa emozionante serata è stato invece un grande professionista come Anthony Pett, vincitore del David per la TV e per il sociale 2014 ed eccellenza televisiva emergente 2014. E sì, è proprio lui, con impegno, amore, passione, con il suo gran cuore, a guidare queste belle iniziative, molto apprezzate tra l'altro dai vari personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione. Si sono da poco spenti i riflettori sulla seconda edizione del Sorridendo Festival, si riaccendono su un'altra bella iniziativa di solidarietà che è il Gran Galà della Ricerca. Insomma, l'obiettivo principale è quello di mantenere alto il nome del sociale e della solidarietà. Esattamente, noi lo scorso anno abbiamo aperto la Sorridendo Onlus, che è una realtà giovanissima ma ha fatto già tantissime cose, come tu ben conosci, e sei stato nostro ospite a Cinecittà Studios al Sorridendo Film Festival. E lo scorso anno ho incontrato un gruppo di lavoro che organizzava dei piccoli spettacoli a teatro e il ricavato lo davano al reparto oncologico infantile Umberto I. Leggendo attraverso mie varie interviste il motivo che mi spinge tanto alla solidarietà, e cioè che noi artisti con poco possiamo fare tanto, soprattutto per attirare numerosissimo pubblico, mi è venuta l'idea di realizzare un Galà dell'Arte. Un Galà dell'Arte in che senso? Un vero e proprio spettacolo dove all'interno vengono premiate le eccellenze che durante l'anno si sono contraddistinte nella loro arte, ma soprattutto che si sono contraddistinte anche nel mondo del sociale, che sono vicini appunto a carattere internazionale, alla solidarietà. E non solo, perché Galà dell'Arte per la Ricerca? Perché è un vero e proprio spettacolo. In realtà il colpo di ballo è Gravity Dance Group, che ci ha permesso di realizzare appunto con le coreografie di Luca Barbagallo questa serata magica all'insegna del ballo, del canto e delle premiazioni, ma soprattutto della solidarietà.
A ritirare il premio Fabrizio Procaccini anche quest'anno tanti volti noti presenti in sala, da Sandra Milo, Fioretta Mari, Paolo Conticini, Annalisa Minetti, Francesco Giorgino, Stefano Mainetti, Elisabetta Pellini, Michele Danca, Emanuela Tittocchia, Rosaria Renna e tanti, tantissimi altri. Ritroviamo poi nel contesto di questa emozionante serata anche la Sorridendo Onlus. Al microfono alcuni dei premiati che anche questa volta hanno deciso di scendere in campo per sostenere la ricerca e poi con il cuore donare un bel gesto e un sorriso a chi oggi lotta per la vita in un letto di ospedale. Arte e ricerca, un binomio sicuramente vincente per una bella serata dove il protagonista principale resta la solidarietà. Ah beh, certo, è importantissimo essere qui, io sono felice di essere qui, a offrire la mia immagine, quello che è il mio talento per questa bellissima iniziativa dell'Associazione Procaccini. Poi mia mamma ha fatto 20 anni di volontariato a Bambin Gesù, quindi ho vissuto anche attraverso lei da vicino cosa significa il dolore e la sofferenza, soprattutto con i bambini. Quindi io sono veramente orgoglioso di essere qui e di, ricevere questo premio molto bello dall'associazione, perché non bisogna dimenticarsi che ci sono tanti bambini che una sera invece di giocare o con altri ragazzi stanno in un letto d'ospedale e soffrono, e per cui tanto di cappello per chi combatte una lotta del genere, la formazione di nuovi, della ricerca e queste borse di studio. Anche perché a volte basta anche un sorriso e già può fare molto. Il sorriso è importantissimo, infatti c'è la terapia, quella dei clown, no? E infatti purtroppo non faccio commedia, altrimenti mi piacerebbe far ridere e sorridere anche i bambini, però va bene così. E io ero qui l'anno scorso e lo raccontavo anche prima, mi sono emozionata come di solito non mi capita, perché spesso ci sono eventi di solidarietà, spesso ci sono serate molto belle, a Roma tantissime. Qui è successo qualcosa di straordinario, proprio avevo questa pelle d'oca per tutto il tempo della serata. E poi Anthony quest'anno mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, noi vorremmo darti un premio. Dico: sì, sei sicuro? Per cosa? Dice: no, per quello che fai, per quello che trasmetti, insomma, col tuo lavoro, e per quello che fai per la solidarietà. Che poi a me non sembra che sia tutto più o meno la stessa cosa, nel senso che non distingo molto. Cioè, quando faccio una cosa la faccio col cuore sempre, quindi se poi questa cosa può servire veramente a qualcosa, come in questo caso, come è stato appunto è stata l'altra volta, io sono solo contenta, però in realtà non faccio niente di eccezionale. Al Sorridendo Festival l'abbiamo vista in qualità di conduttrice, invece stasera verrà premiata proprio per la solidarietà. Diciamo che sono più tranquilla stasera, c'è Michele Cucuzza che farà. Sì, sono emozionata tantissimo per questo premio, molto contenta, però sicuramente più rilassata, perché non devo tenere 3 ore al palco, che non è semplice. Siamo al Teatro Brancaccio, la seconda edizione del Galà della Ricerca. Questo è un appuntamento importante perché bisogna sempre far conoscere e promuovere iniziative di solidarietà. Assolutamente sì, io sono molto contenta perché quest'anno verrò premiata, e anche proprio grazie al mio impegno per la solidarietà. Mi sono occupata molto sia dei bambini affetti di osteogenesi imperfetta, dell'autismo, ed è, devo dire, ti si apre un mondo, perché spesso e volentieri si è troppo concentrati su se stessi, e invece aiutare gli altri e permettere un sorriso fa bene a se stessi e soprattutto fa bene agli altri. Ci sono progetti per i quali sta lavorando? Sì, a breve devo fare appunto un cortometraggio proprio contro la violenza sulle donne, una storia realmente accaduta tratta da un libro, Barbara, della regia di Daniele Massa, e io sarò appunto la protagonista del corto. E poi inizierò ad agosto Le Tre Rose di Eva III, la terza serie. A breve uscirà una web series, proprio perché bisogna essere un po' su tutti i settori, secondo me, e credo molto nel web e anche nel cinema indipendente, fatto bene ovviamente. E poi mi sto occupando con la professoressa Lucia Granati, ematologa del Policlinico Umberto I, proprio per aiutare, anzi ne approfitto di questa intervista per dire che chiunque volesse donare il sangue una volta al mese per 4 giorni può farlo, e nello stesso tempo può aiutare ben 3 vite, perché con il sangue che verrà donato da un'unica persona si possono aiutare 3 vite a continuare a vivere meglio. Ed è molto molto importante, perché soprattutto nell'Italia centrale e meridionale sono sempre di meno le persone che fanno donazione di sangue. Bisogna sapere, avere una priorità nella vita, sapere che aiutare le persone che hanno problemi ci fa stare meglio, perché condividiamo con loro una parte della nostra
energia positiva, possiamo aiutare loro non soltanto economicamente ma anche psicologicamente, perché loro hanno bisogno della nostra positività, della nostra energia, quindi credo che sia fondamentale aiutare gli altri, non solo a Natale, appunto, come dicevo prima. Prossimi progetti? Sarò a teatro con Gianfranco D'Angelo tutto l'anno prossimo in tournée e poi sto cercando di capire se è possibile realizzare una fiction che amo moltissimo. Mi piacerebbe fare di nuovo fiction come attrice, cioè lo faccio sempre, d'accordo, però mi piacerebbe tornare a fare un po' più attivamente l'attrice, oltre a mi piace molto produrre, però mi piace anche recitare nelle fiction, che è il mio sogno più grande. Questo deve essere l'impegno principale per chi ha la fortuna di fare questo lavoro, fare l'attore, fare il conduttore, essere un personaggio in qualche modo deve servire ad aiutare gli altri. Sostenere la ricerca resta quindi l'obiettivo fondamentale. Assolutamente, anch'io nel mio piccolo cerco di fare quello che è possibile. Essere qui stasera è proprio il minimo che si possa fare, perché oltre a essere un dovere è anche un piacere. Però anche nelle piccole cose quotidiane, nel mio caso, nel mio spettacolo, in quello che faccio, in quello che scrivo, cerco sempre di dare un messaggio e di aiutare in qualche modo gli altri. Prossimi progetti? I prossimi progetti ce ne sono tanti. Adesso abbiamo in onda tra un pochino Un cuore matto con Gigi Proietti, 4 puntate per Rai 1. Riprenderò a breve Un posto al sole, dove sono Alfonso Vitale, Ugo Murristi, il cattivissimo. E poi teatro, tanto teatro. Adesso sto per mettere in scena un mio testo che si intitola Genzer. E poi vi dirò altre cose, comunque tanta roba sul fuoco. La solidarietà è d'obbligo per noi personaggi comunque pubblici, è importante inviare questo messaggio alla gente di solidarietà, perché dobbiamo essere tutti vicini alle persone che comunque non sono fortunate come noi, quindi sono contenta di essere qui questa sera, grazie. Sostenere la ricerca è l'obiettivo prioritario, anche perché la ricerca sta facendo tanto, però la strada resta ancora molto lunga. La strada è lunga, però con impegno sono sicura che riusciremo a risolvere tante problematiche, quindi contentissimo. Bisogna impegnarsi, la ricerca è fondamentale, queste iniziative sono fondamentali per la ricerca. Anche Sandra Milo questa sera, per una serata davvero molto particolare legata alla solidarietà, sostenere la ricerca, ricerca che fa grandi passi avanti, però c'è ancora una strada molto lunga. Sì, purtroppo sì, moltissimo è stato fatto, ma moltissimo è ancora da fare. E questo, cioè, quello che è confortante è che si continua a fare, che non ci si stanca, che si crede, si spera e quindi si diventa attivi in questo senso. È importantissimo perché poi si regala anche la speranza, no? Ed è fondamentale nella vita dell'uomo la speranza. Quando non c'è quella è come se mancasse tutto. E quindi bisogna crederci e poi ovviamente non basta credere, cioè darsi da fare, voglio dire, partecipare tutti quanti, ognuno come può, per questa straordinaria cosa che appunto è la ricerca contro una malattia terribile, che però è stata sconfitta in gran parte, ma ancora non del tutto, però le speranze sono buone. Io sono sicuramente sempre pronta quando sono cose serie, perché ci sono anche tante cose un po' insomma non chiare, e quando è serio sono sempre in prima linea, anche perché purtroppo ho perso le persone più care della mia vita, mio padre, mia madre, mio marito. Capisce bene che non posso essere assolutamente non presente, ecco, con la testa, col cuore, cercando di non dimenticare mai, appunto. Prossimi progetti? Prossimo progetto, ho appena chiuso la mia prossima stagione teatrale con 3 donne meravigliose che saranno Marisa Laurito, Catherine Spack ed io, più 2 ragazzi. Anche Paolo Conticini, fra i tanti premiati questa sera, questo è un riconoscimento molto importante che vuole valorizzare e stimolare nel frattempo la ricerca. Sì, un riconoscimento che pare brutto ricevere un premio perché uno ha fatto, insomma, si è prodigato nel sociale, però appunto speriamo che questo premio serva a pubblicizzare, diciamo, questo impegno nel sociale, quindi ricevo molto volentieri questo premio. Anche Annalisa Minetti in questa seconda edizione del Gran Galà della Ricerca, un appuntamento molto importante, un premio davvero speciale. Un premio speciale perché è un premio che va a tutelare il futuro, che sono i nostri bambini, quindi l'idea è in qualche modo di dare un supporto concreto a chi ha la volontà di cambiare il mondo con la conoscenza.
È un'iniziativa molto importante perché aumentano i problemi, aumentano le esigenze e quindi è prioritario l'obiettivo di promuovere sempre la ricerca. Assolutamente sì, perché quando crescono i problemi bisogna trovare soluzioni. Prossimi progetti ce ne sono? Ah, assolutamente sì, tantissimi e sono talmente innumerevoli che devo dire la verità, io sono sempre pronta a riempire il cassetto dei sogni di tanti sogni e sono sempre lì piano piano pronta a realizzarli, quindi sicuramente insieme a me andrete a scoprire quelli che sono i progetti futuri. Fioretta Mari, questo è un riconoscimento speciale per una seconda edizione spumeggiante del Gran Gala della Ricerca. Ma sono molto contenta perché stimo molto Anthony Petto, che è il mio regista, perché abbiamo fatto insieme una fiction che andrà prossimamente, è molto bravo, molto, poi è una persona stupenda e poi queste origini sarde che io mi porto dietro, la mia nonna era sarda, per cui mi legano molto a lui, ma al di là di questo io sono felice di fare queste serate perché sono serate serie, quando c'è di mezzo Anthony sono tutte serie. Io desidero che si capisca che il premio alla carriera di solito si dà alle carriere finite. Io sono nel pieno della mia carriera, sono una che viaggia fra l'America e l'Europa, insomma è importante questi premi dati così a persone che si stimano evidentemente e questo mi rende felice perché non vorrei che la stima venisse solo dall'America, dalla Francia, dalla Spagna. Mi piace che venga dalla mia terra, anche perché siccome molte volte diamo un'immagine sbagliata dell'Italia, ma ci sono tanti italiani che tengono alto il nostro nome, per cui sono molto orgogliosa. A parte questa fiction che deve andare in onda, ci sono altri progetti per i quali sta lavorando? Sì, sto lavorando per un film che comincerò a breve a Palermo, sto facendo tante cose in tutta Italia, Milano, Firenze, Napoli e la Sicilia in particolare, perché ci sono tanti talenti meravigliosi in Sicilia e farò una commedia a Palermo, una commedia musicale con degli interpreti proprio del posto, ragazzi delle scuole che abbiano un grande talento, ballare, cantare e recitare. Poi un'altra commedia a Messina e tanti progetti in tutta Italia. Sto preparando anche uno spettacolo teatrale, girerò, ripeto, questo film e soprattutto le mie scuole. Le scuole che devono dimostrare che chi ha talento non avrebbe bisogno delle scuole, la scuola ti affina e basta. È solo questo, perché la scuola ti dice quello che non devi fare. È solo così, perché chi ha talento non ha bisogno di nessuno, anche il carisma è molto importante, chi ha carisma, nessuno te lo può insegnare il carisma, è un dono di Dio. Sì, una serata splendida, piena di personaggi meravigliosi, in un teatro storico di Roma e quindi felice di essere qui. Un teatro che ha dato da mangiare a tanti artisti. Sì, a tanti arti, tanti. Un ultimo tra tutti è Christian De Sica nello spettacolo Cinecittà che abbiamo visto, diciamo, il mese scorso. Ci sono progetti e altre iniziative che sta portando avanti? Sì, sto per pubblicare il mio romanzo che si intitola Soffi Vitali, quando il cuore ricomincia a battere. Quindi tra circa fine mese troverete nelle librerie. Ecco, il cuore che comincia a battere, che ricomincia a battere, però quello della solidarietà non si interrompe mai. Quello della solidarietà mai, poi per vicende sentimentali si sa la vita come cosa ci conduce, quindi di volta in volta bisogna vedere, l'importante è che rimanga accesa la solidarietà. Ritroviamo una splendida Antonella Salvucci per un altro premio molto importante per sostenere la ricerca che di strada ne deve fare ancora molto. Certamente, io ci credo molto in questo progetto e data l'affluenza di pubblico credo che anche loro abbiano sposato con noi questa buona causa, quindi voglio ringraziare sicuramente Anthony Petto che è il regista, l'ideatore di questo evento, verranno premiati tanti attori, tanti personaggi, io credo che sia un po' un dovere degli artisti quelli di esserci, di essere a disposizione, di smuovere le folle in prima persona. Io tra l'altro sono diventata testimonial della nuova PostePay dedicata al sociale, quindi anche quello sarà un bel progetto al quale associarsi. Ci sono tanti progetti, lo dicevamo poco fa, telecamere spente, che attendono Antonella Salvucci prossimamente. Da dove vogliamo cominciare? Mamma mia, infatti, ci sono tante cose che volano in pentola, ma sai com'è? Che quando non c'è quella firma totale o questi, come dire, film che magari invece
ci tengono ancora in attesa, perché c'è una cosa un po' più internazionale che verrà girata in Italia e che insomma sta aspettando di vedersi più realizzata, però intanto si continua anche con le conduzioni, quindi sarò anche molto impegnata a presentare eventi legati al sociale sempre, ma anche alla moda, al cinema, e avremo anche tanti ospiti internazionali. E visto che io conosco Anthony molto bene, Anthony Pet che fa la regia, io sono molto fiera e molto contenta di essere qui, perché questa è una bella causa per i bambini che sono ammalati, che soffrono di questa malattia bruttissima, le malattie oncologiche. È un premio speciale, insomma. È un premio speciale, sì, veramente. L'atmosfera di allegria è stata celebrata poi con un vero e proprio spettacolo, grazie alla presenza della compagnia di danza Gravity Dance Company, guidata dal coreografo pluripremiato Luca Barbagallo. Il ricavato della serata è stato devoluto al fine di istituire assegni di ricerca per l'unità di oncologia pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma e dell'Università La Sapienza. Chiudiamo nel dirvi che l'associazione da diversi anni si occupa anche di raccogliere fondi per donare delle borse di studio ai medici e ricercatori dell'oncologia infantile, e lo scorso anno sono state donate proprio 2 borse di studio grazie alla dedizione della signora Luigia Vannini Procaccini, a dimostrazione, come dire, che la ricerca continua a compiere grandi passi in avanti anche se la strada è ancora molto lunga. Per questo è importante sostenerla sempre, non fermarsi mai e non stancarsi mai di portare avanti queste belle iniziative, perché solo in questo modo, come dice il bravo regista Anthony Pet, il cancro un domani potrebbe diventare una battaglia che tutti insieme riusciremo a vincere. È da qui, qui non arrivano gli ordini a insegnarti la strada buona. È da qui.